Apriamo adesso la pagina dedicata al campionato di Serie D con il Molfetta che domani ospiterà il Brindisi nell'anticipo della sesta giornata. E sai che abbiamo in collegamento Fabrizio, proprio il tecnico del Molfetta, Renato Bartoli, che saluto e ringrazio. Ciao Renato, buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie a voi, buon pomeriggio. Sensazioni alla vigilia di una gara particolare, perché il Brindisi è ultimo in classifica, ma con ogni probabilità presenterà domani al Paolo Poli tante novità di mercato. Come si prepara questa partita? Mario, alla fine, come tutte le gare, la Serie D e il girone H, quest'anno poi ha 20 squadre. È il più difficile in Italia, quindi ogni partita, al di là di chi hai di fronte, nasconde insidie e molte volte sono degli episodi che poi influenzano il risultato. Quindi noi, che sia il Brindisi o che sia Cerignola o che sia Bitonto, ogni gara va affrontata in maniera impeccabile, va preparata su tutto, bisogna cercare di commettere meno errori possibili per portare il risultato pieno a casa. Molfetta che vuole ottenere il primo successo sul campo di questo campionato. Renato, ci tracci un primo mini bilancio delle prime 5 partite del Molfetta. I punti in classifica sono 4, ma con ogni probabilità diventeranno 6 con il ricorso presentato contro la Virtus Matino. Che cosa vi manca? Sei soddisfatto oppure no? Senti, ti dico, io sinceramente non sono soddisfatto dei punti perché sicuramente potevamo al momento avere più punti, sicuramente perché poi li abbiamo anche meritati sul campo, ma purtroppo non sempre riesci a raccogliere quello che meriti. Però come percorso abbiamo affrontato comunque tre organici che potenzialmente lottano per il primato, che sono Lavello, Cerignola e Bitonto, e sinceramente vabbè, con Lavello poi abbiamo anche superato il turno di Coppa Italia vincendo, quindi diciamo la prima vittoria l'abbiamo fatta anche se in Coppa Italia, mentre con Bitonto e Cerignola abbiamo fatto delle ottime gare, dove purtroppo, come dicevo prima, gli episodi diciamo non sono stati tanto favorevoli, perché col Cerignola abbiamo preso gol su un autogol di Pozzebon, e con il Bitonto abbiamo preso gol dopo 4 secondi su un errore individuale. Però al di là di questo, anche con queste squadre qui, che hanno organici importantissimi, il Molfetta ha giocato e forse meritava qualcosina in più sul campo. Mentre a Matino e a Marigliano sono state due partite dure contro due squadre che chiaramente difendono molto bassi e che lasciano poco spazio, ma anche lì, in entrambi i campi, nonostante sia fuori casa, meritavamo il risultato pieno. Purtroppo anche sinceramente io non sono abituato a lamentarmi, però ora vedo anche dalle immagini questo gol che vedete anche voi annullato, era l'1-0 di Pozzebon, che sinceramente poi con squadre che difendono molto basse e molto chiuse, quando riesce ad andare subito in vantaggio, la partita chiaramente gli avversari sono costretti a fare un altro tipo di partita, quindi si hanno più spazi ed è più semplice vincerla. E invece, nonostante abbiamo fatto il 95% del possesso palla a Marigliano, siamo andati sotto di un gol, poi siamo stati bravi a riprendere la partita, ma i ragazzi stanno facendo bene. Secondo me è una squadra chiaramente formata, sono quasi tutti nuovi, il 95% dei calciatori sono nuovi, una squadra in crescita, una squadra che devono ancora conoscersi. Stiamo attraversando un periodo, diciamo, anche a livello di infortuni non positivo, perché purtroppo abbiamo avuto Pizzutelli fuori, non l'abbiamo ancora utilizzato. Abbiamo Turito, il capitano, che ha un problema al ginocchio, infatti si opera al menisco sabato. Abbiamo Caputo con problematiche alla schiena, Demo Leon, Pane Bianco che non stanno bene. E comunque, siccome non abbiamo una rosa molto ampia, ma una rosa abbastanza ristretta, stiamo attraversando anche questo periodo, ma sono convinto di superare il tutto, e comunque anche quest'anno di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di migliorare la posizione dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto 42 punti e siamo arrivati decimi. L'obiettivo della società quest'anno è migliorare la posizione di classifica, e sono convinto che lo faremo.
Nella passata stagione, Renato, Nicola Strambelli ha realizzato con te il massimo in carriera a livello personale, un fatturato in termini di gol davvero impressionante. È partito bene quest'anno Demiro Pozzebon con 4 centri in 5 partite. Ti aspetti però segnature anche da altri componenti della squadra? Mario, devo esserti sincero, Pozzebon, nonostante quest'estate, poi io mi reputo un po' uno testardo, nonostante quest'estate c'erano parecchie voci, diciamo, anche negative sul ragazzo, invece ti devo dire che ho trovato un ragazzo che è un vero professionista, è un ragazzo da esempio per tutti ed è un ragazzo massimale, quindi per me 10 allode, sono contento che sta facendo benissimo. Per quanto riguarda gli altri, ho ribadito proprio oggi questo concetto che oltre Pozzebon ci mancano i gol degli altri attaccanti, come dei centrocampisti, dei difensori, anche se Pinto in Coppa ha fatto gol, quindi mancano sicuramente gli altri gol che sono convinto che verranno. Perfetto, allora grazie a Renato Bartoli, allenatore del Molfetta e naturalmente in bocca al lupo per il derby di domani contro il Brindisi e per il proseguo della stagione. A presto. Crepi, grazie a voi. Ciao Renato.